sistemi di difesa, parleremo in particolare di scomposizioni interne dissimmetriche. Noi non svilupperemo enormemente, vi faccio vedere l'idea che c'è dietro, poi sarà ripreso nei corsi successivi. Poi dopo faremo degli esercizi sui sistemi di fase. Allora, in che cosa consiste questa metodologia? Beh, è una tecnica che ci permette di trattare in maniera diciamo generale, matematicamente molto efficiente, delle terne di fasori, diciamo qualsiasi, mi spiego. Allora, partiamo da una terna di fasori che consiste in una terna simmetrica diretta, come le tensioni che abbiamo viste ieri. Vi ricordo che questo significa che se noi consideriamo tre fasori di questo tipo, dobbiamo ammettere che essi abbiano lo stesso modulo e siano sfasati di 2π rega terzi gli uni dagli altri con questo ordinamento, no? Questo potrebbero essere appunto le tensioni stellate dei generatori che abbiamo visto ieri nei sistemi trifase che abbiamo studiato. Bene, allora noi abbiamo il fasore A1, poi abbiamo il fasore A2 che è pari a A1 per e elevato a meno g 2π rega terzi, e il fasore A3 che è pari ad A1 per e elevato a g 2π rega terzi. Anzi, facciamo così: A1 uguale a, chiamiamolo così, va? Così ci troviamo già un simbolismo pronto per il corso di cinesi. Okay. Questo è quello che abbiamo detto ieri, no? Non c'è scritto nulla di nuovo rispetto a quello che già sappiamo. Allora, possiamo noi interpretare questa cosa qui introducendo un operatore matematico, lo chiamo alfa, un numero complesso pari a e elevato a g 2π rega terzi. Questo è un numero complesso, no? Potete scriverlo in termini particolari, coefficiente dell'immaginario, è un numero complesso. Lo possiamo intendere come operatore, nel senso che applicato a un certo fasore, esso cosa fa? Lo ruota sostanzialmente. Se io cioè prendo questa quantità e la moltiplico per un certo fasore, il fasore risultante risulterà ruotato di 2π rega terzi nel senso antiorario, no? Perché c'è il segno più. Per cui si chiama anche operatore di rotazione, per questo motivo. Allora, a questo punto io posso immaginare di interpretare questa terna di fasori simmetrica diretta come il risultato dell'applicazione al fasore A di partenza, diciamo così, di un insieme di questi operatori di rotazione. In particolare, questo. Scrivo e poi la commentiamo. Allora, questo sarebbe in pratica A alfa quadro A alfa alfa infatti, vedete, A1 è pari proprio ad A, quello che sta scritto qui. A3 è pari ad alfa per A, quello che sta scritto qui, ricordiamoci alfa. Beh, A2 è pari ad alfa quadro per A, ma alfa quadro a che cosa è uguale? A E elevato a J 2π rega terzi elevato al quadrato. Ricordiamoci le proprietà dell'esponenziale, dobbiamo moltiplicare l'esponente per 2 per elevato al quadrato.
dilatato, no, questa proprietà. Quindi questo diventa 4 pi greca terzi. Ma questo fattore è anche uguale a e elevato a meno j 2 pi greca terzi. Quindi è chiaro che se io ruoto di 4 pi greca terzi in senso orario, questo equivale a ruotare di 2 pi greca terzi in senso antiorario, in senso orario, scusate. Mi trovate? Invece di fare questo giro così, faccio il giro cos'ha. Invece di fare 4 pi greca terzi in senso antiorario, posso fare 2 pi greca terzi in senso orario e arrivare alla stessa parte. Per inciso, alfa al cubo, quindi scusate, giusto per completare il ragionamento, quindi alfa quadro per A è esattamente questa cosa qui. Quindi vedete che torna tutto. Per inciso, dicevo, alfa al cubo a che cosa è uguale? A E elevato a J 2 pi greco terzi. Per fare il cubo devo arrivare devo moltiplicare per 3 l'esponente, no? Sempre la stessa regola. Quindi questo è pari a e elevato a j 2 pi greco, ovvero e elevato a j 0, e diciamo gli angoli sono modulo 2 pi greco evidentemente, ovvero 1. Ok? Quindi alfa cubo è pari a 1. E per inciso 1 più alfa quadro fa 0. Vi ricordate, questo è quello che abbiamo noi ieri dimostrato quando abbiamo fatto il calcolo della somma delle tre tensioni simmetriche dirette, abbiamo visto che viene a zero. È la stessa cosa, no? Se ci pensate. Basta mettere dentro i numeri e viene fuori immediatamente la proprietà. Va bene, quindi, introdotto questo formalismo, ripeto quello che ho detto prima, noi possiamo interpretare questa terna simmetrica diretta di Fasori come il risultato dell'applicazione del fasore, diciamo, di partenza A, l'applicazione a questo fasore di partenza di questo insieme di operatori. Questo insieme di operatori si chiama una sequenza di operatori, in particolare una sequenza diretta in questo caso. Quindi la sequenza, una sequenza diretta di operatori è l'insieme ordinato 1 alfa quadro alfa, ok? Tale che applicato a un certo fasore costruisce una terna simmetrica diretta. Questo è il concetto. Allora, sì, ok. Altre di più. Altri operatori che altre sequenze che ci saranno utili sono queste. Quindi questa è la sequenza diretta. Questa è la sequenza inversa, perché se ci pensate, applicando questa sequenza, cioè questo insieme di operatori, a un fasore, noi otteniamo tre fasori con lo stesso modulo, sfasati con pi greca terzi, però nell'altro verso. Invece di essere così, si inseguono al verso opposto. Quindi questa sequenza si chiama anche sequenza inversa, proprio per segnalare questa cosa, quindi inversa. E poi anche questa sequenza ci servirà, cioè l'insieme di operatori 1, 1, 1. Si chiama sequenza omopolare o sequenza 0. Lo scrivo. In che cosa consiste? Beh, semplicemente ci dice che applicando questa sequenza omopolare o sequenza 0 ad un certo fasore otteniamo tre fasori allineati sostanzialmente. Quindi applicando la sequenza diretta otteniamo una terna simmetrica diretta, applicando la sequenza inversa troveremo una terna simmetrica inversa, cioè tre fasori che si inseguono al verso opposto, applicando la sequenza omopolare a un fasore troveremo una terna omopolare
ovvero di tre fasori allineati. D'accordo? Ebbene, quello che noi possiamo dire, magari provo a fare un'altra lavagna, è la seguente cosa. Se noi adesso assegniamo, consideriamo una terna generica di fasori, quindi a 1, 2, 3, che non sono necessariamente simmetrica diretta o inversa o di questo tipo, una terna generica di fasori, tre fasori qualsiasi. Beh, se noi prendiamo tre fasori qualsiasi, è possibile dimostrare, lo vediamo subito, che è sempre possibile scomporre questa terna qualsiasi, dissimmetrica perché non ha nessuna simmetria, è possibile scomporre una qualsiasi terna dissimmetrica di fasori nella in maniera univoca, come somma di una sequenza diretta, una sequenza inversa e una sequenza omopolare. Quindi, avendo a disposizione queste tre sequenze, usandole in maniera opportuna, possiamo esprimere una qualsiasi terna di fasori. Questo è il concetto. Vai, vediamo di che stiamo parlando. Allora, noi adesso diciamo che a 1, a 2, a 3 è una generica terna di fasori, sono tre fasori qualsiasi, dissimmetrici, nel senso che non c'è nessuna proprietà di simmetria, il modulo potrà essere diverso, sono sfasati un angolo che pare a me, insomma non c'è nessuna simmetria per questo. Ebbene, noi possiamo sempre scrivere, scriviamo vettorialmente, poi magari lo scriviamo anche in matrice, adesso lo scriveremo anche in altri modi equivalenti, ma adesso commentiamo questo. Allora, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che è sempre possibile scomporre una terna generica di fasori dissimmetrica come somma di una sequenza, di una terna, diciamo così, omopolare, che viene fuori dalla sequenza omopolare, una terna simmetrica diretta e una terna simmetrica inversa. Chiaro? Quindi, in altri termini, quello che noi dobbiamo dimostrare è che, dato a 1, a 2, a 3, è sempre possibile trovare a 0, a D e a I che soddisfano questa relazione. Questo sto dicendo. Beh, riscriviamo un attimo in termini, diciamo, compatti. Ok, benissimo. Ho riscritto la stessa cosa matricialmente, no? Chiaramente, non ho detto niente. Ovvero posso scriverla anche in termini di sistema, quindi abbiamo. La stessa cosa in termini di sistema. Trovate? È tutto equivalente quello che ho scritto, insomma, solo un diverso modo di rappresentare lo stesso concetto che vi ho già espresso. Bene, come faccio a dimostrare questa cosa? Cioè, come faccio a dimostrare che è sempre possibile trovare a 0, a D e a I tali che valga questa uguaglianza? Beh, occorre e basta, ce lo insegna l'algebra, dimostrare che
questa matrice, questa matrice, abbiamo K, è una matrice invertibile. In altri termini, occorre basta dimostrare che questo sistema è invertibile. Perché se è invertibile possiamo sempre trovare a 0, a i e a d che soddisfano quell'uguaglianza. Bene, questa matrice è in effetti invertibile. Perché? Allora, è molto semplice trovare l'inversa. Vi accenno come si fa e poi vi do il risultato. Allora, se io sommo tutte e tre le equazioni, adesso sto quindi cercando di invertire questo sistema, cioè invertire questa matrice. Se io sommo questo sistema, queste equazioni, che cosa ho? Ho A1 più A2 più A3 al primo membro. Al secondo membro cosa ho? Ho 3 volte A con 0 più AD che moltiplica 1 più alfa quadro più alfa. Ma questo fa 0. E poi ho 1 più alfa quadro per A con I che fa ancora 0. Quindi, in definitiva, io scriverò che A con 0 è uguale a un terzo di A con 1 più A con 2 più A con 3. Ok? Dopodiché, se io faccio la somma di questa più questa moltiplicata per alfa più questa moltiplicata per alfa quadro, chiaro cosa sto facendo? Questa più questa moltiplicata per alfa più questa moltiplicata per alfa quadro. Allora, che cosa avrò? Al primo membro avrò A con 1 più alfa A con 2 più alfa quadro A con 3. Che sto facendo? Questo più alfa per questo più alfa quadro per questo. Qui che cosa avrò invece? Allora poi io avrò 1 più alfa quadro che fa 0, che moltiplica con 0. Poi qua avrò 1 più alfa al cubo più alfa al cubo per A con D che fa 3, perché alfa al cubo vale 1. Alfa al cubo vale 1, sta scritto qua in fondo. E quindi questa somma farà 3 e questa somma invece farà ancora 0, quindi qui in definitiva avrò a con d scrivo meglio uguale un terzo di questa quantità. Chiaro? Se io invece prendo questa più alfa quadro per questa più alfa per questa, otterrò con semplici passaggi, questo è alfa d e a d, a con i uguale un terzo di A con 1 più alfa quadro A con 2 più alfa A con 3. Basta semplicemente usare quelle uguaglianze, ma è molto semplice. E quindi io posso scrivere, quindi ho invertito questa matrice, vedete, perché posso scrivere matricialmente che A0 a D a I è uguale a un terzo che moltiplica 1 1 1 1 alfa alfa quadro 1 alfa quadro alfa per A con 1 A con 2 A con 3. E questa quindi, un terzo di questa quantità, è la matrice K a meno 1, che è l'inversa della matrice K. Quindi la matrice K è invertibile, l'inversa è quella, e quindi il teorema è dimostrato. Cioè è sempre possibile trovare a 0, a D e a I tali che valga quell'uguaglianza. Cioè quindi è sempre possibile scomporre in maniera univoca una terna dissimmetrica di fasori come somma di una terna omopolare, una terna diretta, una terna simmetrica inversa, una terna simmetrica diretta, una terna simmetrica inversa. È sempre possibile farlo in maniera univoca.
Ok? Allora. Noi sostanzialmente quello che faremo è nel nostro corso studiare situazioni in cui questa scomposizione non sarà necessario farla, però questo formalismo vi sarà utile poi nei corsi successivi. Come utilizzare questo formalismo? Faccio vedere giusto come, come si fa, come concetto, cosa che poi svilupperete a tempo debito. Allora. Quindi usiamo adesso questo formalismo qui che abbiamo messo in piedi per rappresentare la situazione che noi abbiamo visto ieri, cioè quella di un sistema trifase, diciamo squilibrato in generale, perché così abbiamo la mancata massimamente generale, con il filo neutro. Allora, noi abbiamo... il sistema trifase... con le tre fasi che arrivano a, al sistema di fase, e poi c'è il filo neutro che immagino sia questo, ok? E qui poi ci saranno i generatori. Allora, noi possiamo, queste sono le fasi 1, 2 e 3, e questo, se volete, è il filo neutro, ci metto O per indicare, questo è il, come se fosse il centro stella del... Qui potete immaginare che ci sono tre impedenze collegate a stella, per esempio. No. Oh, sarà questo. Va bene? Però potrebbe essere qualsiasi cosa là dentro, insomma, è un carico trifase, diciamo, comunque complesso. Allora, noi questa situazione, quindi questa è ancora un top, se volete, lo riportiamo qui col filo nero. In questa situazione può essere studiata dal punto di vista, diciamo, elettrotecnico, se ci pensate, come un triplo bipolo, cioè io posso immaginare di considerare la situazione in questi termini. Questo sarà il polo 1, questo sarà il polo 2, e questo sarà Econ 3. È un triplo bipolo visto a questi morsetti qua. La porta, la prima porta è fatta da 1,0, la seconda porta da 2,0, la terza porta da 3,0. No, pensate a quello che abbiamo visto nel caso dei... questo sarebbe in pratica un quadrupolo visto come triplo bipolo, no, se volete. Allora, immaginiamo quindi di dare una rappresentazione di questo triplo bipolo in termini della matrice delle impedenze. Noi, vi ricordate, quando abbiamo fatto i doppi bipoli, abbiamo parlato di matrice delle resistenze, delle conduttanze, matrici ibride e così via. Chiaramente, quando ho a che fare con circuiti a regime sinusoidale, posso ripetere gli stessi ragionamenti purché si parli di impedenze. Quindi io posso introdurre una matrice delle impedenze per quel carico trifase, tale per cui il legame fra le tensioni in ingresso e le correnti sia espresso tramite una matrice di impedenze 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, 0,3, z31, z32, z33. Chiaro? Questa è la generalizzazione della matrice delle resistenze. Bene. Immagino che non ci sia il termine di tensione a vuoto qui, vi ricordate, in generale ci dovrà essere anche un termine di tensione a vuoto. Se ci fossero dei generatori qui dentro, dentro il carico trifase, ci sarebbero anche delle tensioni a vuoto, suppongo che non ci siano per semplicità, insomma.
il ragionamento fila allo stesso modo. Allora, questa è la matrice dell'impedenza, la chiamo Z, complessione. Allora, come applico i ragionamenti visti prima a questa situazione? Allora, li applico in questa maniera. Io ho questa terna di fasori, per la quale posso ripetere i ragionamenti visti prima. Se anche questa terna fosse dissimmetrica, io posso sempre scriverla in questi termini, come K per una certa matrice, per le terne simmetriche dirette e inverse sono uguali a K. Ovvero, sfruttando questo, partiamo da questo. Questa scomposizione in sequenza omopolare diretta e inversa uguale questa matrice per i fasori di partenza. Allora, se io applico questo ragionamento qui, che cosa ho? Ho questa quantità, cioè la scomposizione fatta per i tre fasori di tensione, si scrive come K a meno 1 per E1, E2, E3. Sto applicando questa relazione a queste tensioni qua. D'accordo? Chiaro? Adesso, al posto di K a meno 1 al posto di E1, E2, E3 ci metto questa espressione qua, quella che ho scritto prima. Quindi scriverò K a meno 1 matrice Z, non la riscrivo tutta quanta per brevità, questa matrice qua, per questo vettore I1, I2, I3. Vado avanti. K a meno 1 per Z. Adesso questo insieme di fasori lo scrivo ancora in termini di sequenza inversa diretta e omopolare usando quest'altra relazione qua. Quindi qui scriverò per K per i 0 i D e i con D, con 0 con D e i con D. Ovvero, riscrivo tutto, diciamo, sinteticamente, lo scrivo qua, è 0, è D, è con I, uguale una certa matrice Zn per I con 0, I con D, dove z con n è pari a k meno 1 z per k. Quindi io esprimo, allora parto quindi da questa rappresentazione, esprimo la relazione che c'è fra le terne omopolari di diretta e inversa di tensione e di corrente tramite una nuova matrice z, è come se avessi cambiato le basi di riferimento. La nuova matrice Z è legata alla matrice Z di partenza da quella relazione. Quello che voi studierete poi nei corsi successivi vi dimostrerà che esistono delle situazioni di interesse pratico in cui la matrice Z è, diciamo così, complicata, mentre la matrice Z con N è semplice. Quindi conviene fare questo cambio di base. In particolare esistono situazioni in cui la matrice Z con N risulta essere diagonale. Quindi si parte da una matrice Z qualsiasi, supponendo che questa matrice Z goda di certe proprietà che poi vedrete, in particolare che sia una matrice circolante, questa cosa. La matrice Z con N che viene fuori da questa trasformazione è una matrice diagonale, il che vuol dire che E con 0, E con D, E con I
Sarà vari anni. Questa è la radice z con n. Quindi, ripeto quello che ho detto, esistono delle situazioni di interesse delle applicazioni in cui la matrice z di partenza è complicata, diciamo, ha delle proprietà, diciamo, comunque è complicata. Mentre la matrice z con n, dopo questa trasformazione, viene semplice, in particolare viene diagonale, così come ve l'ho scritta alla lamina. Quella è una matrice diagonale, no? I termini diagonali diversi da 0, i termini fuori diagonale uguali a 0. Bene, quando questo avviene, cioè quando la matrice è diagonale, allora che cosa si ha? Cancello qui. Che cosa si ha? Beh, quando io interpreto la prima equazione che scrivo e con 0 uguale z con 0 per i con 0, la seconda mi dice con i uguale z con d per i con d, e la terza dice con i uguale z con i per i con i. Cioè, le tre terme simmetriche a diretto popolare possono essere trovate l'una indipendentemente dall'altra. Sono separate. In altri termini, io posso semplicemente studiare questo circuito, questo circuito, questo è z con d, questo è f con d e questo circuito, questo è e con i, questo è z con i e questo è f con i. Se io scrivo le equazioni per questi tre circuiti qua, ottengo esattamente queste relazioni, se ci pensate. Di nuovo, perché qua, che cosa scriverò? E con 0 uguale z con 0 per i con 0. Se si risolvo questo semplice circuito. Qua che c'ho? E con 0 uguale z con 0 per i con 0. Qui cosa scriverei? E con i uguale z con i per i con i. Qui sta scritto esattamente la stessa cosa. E così per l'altro. Quindi, quando io riesco a operare questa semplificazione, io parto da un sistema trifase complicato, in cui qua dentro ci sta, diciamo, qualcosa di complesso, e riesco a semplificarlo nello studio di tre reti monofase, nel senso che queste hanno una fase ciascuna, su ciascuna delle quali agiscono le grandezze relative a una certa sequenza, o popolare, diretta e inversa, separatamente. Queste si chiamano reti di sequenza. Reti di sequenza. Quindi, con questo strumento, che vi ho qui rapidamente accennato, noi riusciamo spesso a semplificare lo studio di una rete di fase complicata nello studio di reti di sequenza più semplici. Intendendo per rete di sequenza una rete in cui agisce solo esclusivamente agiscono solo esclusivamente le quantità relative ad una certa sequenza diretta, inversa o popolare nella quale abbiamo scomposto la terma originale. Questa procedura poi viene usata per fare dei calcoli, appunto, che so, di correnti di cortocircuito, di equilibrature, di rifasamento, insomma, ci sono una serie di applicazioni di queste. Proprio grazie a questa semplificazione si riesce a trattare più semplicemente casi altrimenti più ostici da affrontare. Okay. Va bene. Ci sono domande su questo? Va bene, allora direi che a questo punto possiamo fare degli esercizi sui sistemi di fase. Va bene.
Allora, i sistemi di fase sono importanti per le applicazioni, sono importanti anche per superare l'esame, diciamo così, perché uno degli esercizi del compito molto spesso è appunto un sistema di fase. Quindi quello che adesso faremo oggi sarà cominciare a vedere alcune tipologie di esercizi che possono essere affrontati all'esame, in modo tale che cominciamo a, diciamo, a familiarizzare con questo. Va bene. Lo cancello qui. Facciamo un primo esercizio. Oggi faremo esercizi sui sistemi di fase equilibrati, poi magari in una prossima occasione faremo invece degli esercizi sui casi squilibrati. Devo solo trovare quelli che mi ero segnato come possibili esercizi. Allora, abbiamo un po' di dati, poi dopo commentiamo questi esercizi. Allora, abbiamo un sistema trifase equilibrato senza neutro, in cui ho assegnato vari carichi, cioè vari utilizzatori. Allora, in particolare, alcuni di essi sono assegnati tramite le loro impedenze. Vedete, qui abbiamo delle resistenze, tre resistenze uguali collegate in questo modo.
di valore pari a R assegnato. Poi abbiamo tre impedenze, questi sono tre induttori, con impedenza quindi puramente immaginaria, GX con L, collegati in questo modo, X con L assegnato. Poi abbiamo, ah, questo non ho segnato questi dati, un altro carico trifase equilibrato, diciamo non accessibile, nel senso che non sappiamo come esso è fatto dentro, cioè non sappiamo se esso è fatto con dei collegamenti a stella, a triangolo, quante impedenze ci sono, non lo so. Quello che so invece è solamente quanto vale la potenza attiva, me lo dimenticavo di segnarlo, 10 kW, e quanto vale il fattore di potenza. Che è pari a... vabbè, il numero è molto basso, 0.3. Una cosa importante, vi dico subito, quando io assegno il coseno di φ, cioè il fattore di potenza, poiché il coseno è una funzione pari, non posso stabilire, senza altre informazioni, qual è il segno di φ. Cioè, il coseno di φ e il coseno di meno φ sono la stessa cosa, hanno lo stesso risultato. D'accordo? Quindi, quando io specifico il valore del coseno di φ, devo anche specificare un'informazione aggiuntiva che mi dice qual è il segno di φ. In particolare, in questo caso, io specifico che l'angolo φ è un angolo di ritardo, quindi φ è positivo, secondo le nostre convenzioni. Cioè, il carico non accessibile trifase è un carico omico-induttivo. La corrente è in ritardo rispetto alla tensione. Φ, vi ricordo, è l'angolo di sfasamento fra la tensione stellata e la corrente di fase, corrispondente, chiaramente. Allora, quello che vogliamo fare è trovare le indicazioni di questi tre strumenti, wattmetro, amperometro e voltmetro, e poi vogliamo rifasare a questi morsetti in modo tale che il coseno di φ, chiamiamolo φ con R per non confonderci con l'altro, il coseno di φ del carico rifasato sia pari a 0.9, quello che abbiamo detto ieri anche, no? Chiaro quindi? Ti termina la questione, questo è l'esercizio che vogliamo risolvere. Allora, per risolvere questo tipo di esercizi, ah ragazzi, magari vado avanti, tanto adesso facciamo, cioè non c'è niente di teorico qua, dobbiamo avere solo un po' di campo, quindi magari possiamo anche risparmiarci la pausa. O preferite fare pausa? Ditemi voi. Tutto tace. Vabbè, io vado avanti a questo punto, se non avete, diciamo, conto di direzione. Allora, noi abbiamo, per quanto riguarda questo tipo di esercizi, cioè sistemi trifase equilibrati, abbiamo sostanzialmente due possibili modalità di procedere, quindi due approcci possibili alla risoluzione del problema. Il primo che vi propongo è basato sulla conservazione delle potenze. Allora, questo metodo, appunto, si basa su questo approccio alla conservazione delle potenze. La cosa importante da sapere sin da subito è che, usando la conservazione delle potenze per risolvere i sistemi di fase equilibrati, noi avremo a che fare sostanzialmente sempre, per tutto l'esercizio, con i moduli dei fasori, i moduli dei fasori, non i fasori, diciamo, completi di modulo e fase, cioè i numeri complessi, ma bensì i moduli dei fasori. Quindi dovremo stare attenti a questo, che non ce lo dobbiamo dimenticare. Allora, in che cosa consiste questo metodo della conservazione delle potenze? Beh, è un po' quello che già abbiamo applicato più volte nelle passate lezioni, ovvero l'idea è quella di inglobare i vari carichi presenti nella rete in scatole, diciamo così, sempre più grandi, sommando le potenze dei componenti. Per esempio, come primo step faremo quello di mettere insieme, per così dire, questo carico e questo carico in un'unica scatola più grande usando la conservazione delle potenze.
quindi sommando le potenze attive e reattive in modo tale da avere la potenza complessiva. Questo è sempre possibile farlo, no? Chiaramente la conservazione delle potenze, le potenze che si conservano come la potenza attiva e reattiva, si può sempre applicare. Bene, da dove prendiamo l'avvio per la risoluzione degli esercizi? Allora, noi dobbiamo prendere l'avvio dove sappiamo il maggior numero di informazioni, sostanzialmente. Di quali informazioni stiamo parlando? Allora, le informazioni di nostro interesse quando usiamo il metodo di conservazione delle potenze sono sostanzialmente quattro, cioè la potenza attiva, la potenza reattiva, la tensione e la corrente. Quindi il nostro obiettivo dovrà essere quello, quando usiamo questo metodo di conservazione delle potenze, il nostro obiettivo dovrà essere quello di trovare queste quattro grandezze per ciascuno dei carichi che via via identificheremo. Questo deve essere l'obiettivo. E chiaramente partiamo lì dove sappiamo, diciamo, il massimo dell'informazione tra queste. Allora, vediamo un po'. Il massimo dell'informazione noi ce l'abbiamo su questo carico qua, perché su di esso abbiamo la potenza attiva già espressa, la tensione concatenata in questo caso, come è misurata da questo Doppler, già espressa, questa la conosciamo, ma noi in realtà conosciamo anche la potenza reattiva, perché ci è assegnato il fattore di potenza, e quindi da esso possiamo ricavare anche la potenza reattiva. Adesso vi faccio vedere come. Quindi, di questo oggetto qua, conosciamo tre di queste quattro grandezze. Usando le relazioni che conosciamo sulle potenze, che fra poco vi richiamerò, riusciremo a calcolare anche la quarta, e quindi avere una conoscenza, diciamo così, completa di quell'oggetto lì, di quel carico equilibrato non accessibile. Allora, facciamo una cosa alla volta. Allora, la potenza attiva ce l'abbiamo, ed è 10 kg. La tensione ce l'abbiamo, tensione concatenata 400 volt e ce l'abbiamo. Potenza reattiva, allora la chiamo Q. Allora, ricordiamoci adesso le formule che abbiamo studiato la scorsa lezione. In particolare, ricorderete, spero, che la potenza reattiva è legata alla potenza attiva tramite questa relazione. Q uguale P per tangente di Φ, dove Φ è il solito angolo di carico, cioè il solito angolo di sfasamento fra la corrente di fase e la tensione stellata corrispondente. Φ lo conosciamo perché è l'arco coseno di 0.3, con l'indicazione del fatto che l'angolo è di ritardo, sappiamo anche il segno di Φ, che è un segno positivo, e quindi possiamo trovare questa quantità. Quindi date a disposizione, facendo l'arco coseno e poi la tangente, abbiamo che questo è pari a 31.8, questi sono kilo volt ampere reattivi. Ricorderete che convenzionalmente usiamo i watt per la potenza attiva e i volt ampere reattivi per la potenza reattiva, anche se abbiamo capito che, diciamo, non è sostanziale questa differenza. E quindi anche questo ce l'abbiamo. Bene, come facciamo a calcolare la ultima grandezza che ci è rimasta? Usiamo le formule della potenza che sono a nostra disposizione. In particolare, possiamo usare quella che ci pare come relazione tra quelle che abbiamo visto ieri. In particolare, noi possiamo usare l'espressione della potenza apparente. La potenza apparente, vi ricordo, in particolare sfruttiamo il fatto che la potenza apparente si può scrivere in due modi differenti. Cioè, la potenza apparente si può scrivere, vi ricordate, come radice di P quadro più Q quadro, è il modulo potenza complessa, no? Ovvero anche come 3 E per I, cioè 3 volte il prodotto di modulo della tensione per il modulo della corrente, queste tutte forme abbiamo visto ieri, ovvero ancora
radical 3 per V per I, dove mentre è il valore efficace della tensione stellata sul carico non accessibile che stiamo considerando, V è il valore della tensione concatenata, cioè quel fattore radical 3 di mezzo. Poiché stiamo parlando di moduli, io non metto in mezzo le fasi. Bene, ma se io guardo questa catena di uguaglianze che ho scritto, vedete, questo è quello. Prendiamo primo e ultimo termine di questo, quelli che ho evidenziato io. Queste due quantità devono essere uguali, ma di queste quattro grandezze che io ho messo qui alla lavagna, la potenza l'ho calcolata, cioè la somma, la potenza reattiva l'ho appena calcolata, la tensione V è quella misurata dal volt, perché la tensione concatenata, posso ricavare I. Semplicemente scrivendo I uguale alla radice quadrata di uguale più quadro diviso radical 3 per V. Chiaro? Professore, non potevamo rivolgerci dalla definizione della potenza attiva? Certo, anche. Da uguale? Certo, assolutamente. Il vostro collega dice, io ho come definizione la potenza attiva, diciamo radical 3 V I cosen phi. Per cui P lo conosco, cosen phi lo conosco, posso ricavare invertendo questa equazione. Ho appena detto che noi possiamo usare qualsiasi forma di potenza che abbiamo studiato, è esattamente equivalente, anzi provi a farlo, vedrà che troverà gli stessi valori. Assolutamente. Quindi sì, possiamo usare la forma della potenza apparente, la potenza attiva, la potenza reattiva, a piacere, insomma, non c'è un vincolo su questo. Assolutamente. Vabbè, comunque sia, qui sarebbe I uguale P diviso radical 3 per V cosen phi. Ok? Invertendo questa relazione. Usando questa o usando questa, alla fine il risultato è 48.1 ampere. 48.1 ampere. D'accordo? Quindi abbiamo calcolato anche la potenza. Quindi per questo carico trifase equilibrato non accessibile abbiamo trovato tutto quello che ci interessa: potenza attiva, potenza reattiva, tensione e potenza. Siamo quindi adesso nelle condizioni di applicare la conservazione delle potenze cercando di risalire a monte. Questo poi è l'obiettivo. Noi dobbiamo trovare delle grandezze qui. Non l'ho detto, cioè l'ho detto ieri, non l'ho ribadito oggi. Quando io ometto il resto del circuito, suppongo che qui ci sia una terna di alimentazione simmetrica diretta. Okay? Non lo dico neanche più, insomma, questa è l'assunzione che si fa. Quindi dicevo, noi dobbiamo arrivare a trovare delle grandezze qui, a questa situazione, a questa sezione. Quindi dobbiamo cercare di risalire via via a monte per trovare le varie grandezze. Chiaro? Dobbiamo risalire. E risaliamo usando la conservazione delle potenze. Allora, il primo step che facciamo è quello di considerare insieme il carico non accessibile di cui abbiamo già trovato tutto e quest'altro carico che è quello immediatamente adesso collegato. In pratica è come se stessi considerando una scatola più grande, la chiamo P alfa Q alfa, la chiamo scatola, scusate, chiamiamo scatola alfa, di cui vogliamo trovare ancora tensione, corrente, potenza attiva e potenza reattiva. Quindi adesso l'obiettivo è trovare queste stesse grandezze per la scatola alfa, d'accordo? Usando la conservazione delle potenze. Allora, la conservazione delle potenze mi dice che questi valori li avete copiati, li posso cancellare? Allora, la conservazione delle potenze mi dice che la potenza attiva assorbita alla scatola alfa è pari alla potenza attiva assorbita al carico non accessibile P più la potenza attiva
assorbita da questa impedenza x con gx con n. Analogo discorso sulla potenza reattiva, la chiamo qua uguale q più qx con l. Ok? Adesso, poiché questa impedenza è un'impedenza puramente induttiva, cioè puramente immaginaria, la potenza attiva assorbita dagli induttori sappiamo essere 0 e quindi questo in pratica non c'è. Quindi Pα coincide con P, mentre Qα non differisce perché c'è questo contributo. A quanto è uguale Qx con L? Lo scrivo qui. Allora, Qx con L è la potenza reattiva assorbita da quei tre induttori. Allora, poiché il carico è tutto equilibrato, la potenza reattiva assorbita dal complesso di quelle tre impedenze è pari a 3 volte la potenza assorbita dalla singola impedenza. Perché essendo tutto equilibrato, tensioni e correnti sono tutte uguali in modulo, c'è solo degli sfasamenti da portare in conto, che in questo contesto non ci interessa. Quindi Qx con L sarà pari a 3 volte la reattanza dell'induttore per il modulo della corrente al quadrato. Questa è la formula della potenza reattiva assorbita da un induttore, ricordate. Oh, qualcosa va detto sulla corrente, perché la corrente che attraversa l'induttore, vedete, è la stessa corrente, questo è un voltmetro ideale, quindi diciamo, non influisce sulla risoluzione del circuito. Questa corrente è la stessa corrente che fluisce nel carico non accessibile, cioè è esattamente quella che abbiamo calcolato prima. Noi prima, vi ricordate, abbiamo calcolato la corrente che era esattamente la corrente di linea del carico non accessibile. Questo fatto si esprime anche dicendo che quelle tre impedenze collegate lì, Gx con L, sono collegate in serie al carico non accessibile, nel senso che, come ben sappiamo, la corrente che l'attraversa è la stessa che poi entra nel carico non accessibile. Quindi questi sono i, com'era, 48,1 ampere, questo qui. Chiaro? Quindi posso fare questo calcolo, perché a questo punto so tutto di questo, e trovare, vediamo se l'ho calcolato, ecco, 13,9 kV reattivi. Vado a metterlo qui e posso calcolare, sommando al valore di prima che era 31,8 kV, sommo i 13,9 e ottengo 45,7, se non ho fatto male. Quindi 45,7 kV reattivo, mentre questo è uguale a 10 kW, perché qui non c'è il contributo. Mi state seguendo tutti quanti? Sì. Perché queste impedenze sono degli induttori che assorbono potenza attiva pari a 0. Altre domande? Non ho nessuna mano alzata. Allora, siamo arrivati qui. Allora, di questa scatola alfa, che cosa conosciamo qui? La potenza attiva l'abbiamo calcolata, la potenza reattiva l'abbiamo calcolata. In realtà noi conosciamo anche la corrente di questa scatola alfa, perché vedete, se io guardo la scatola alfa e i suoi morsetti, questa corrente qui è esattamente la stessa che c'era prima, sempre 48,1 ampere, quello che era. Quindi anche la corrente la conosco già, non devo fare nulla per ricalcolare. Posso calcolare la tensione con la stessa formula vista prima. Quindi 3 le conosco, la quarta la calcolo con la formula della potenza. In particolare posso scrivere che la tensione stellata della scatola alfa è uguale a questa. È la stessa formula di prima, anche qui potrei usare, diciamo, altre formule di potenza, chiaramente, non c'è problema. Usando la formula della potenza apparente,
Questa è l'espressione che viene fuori per la tensione stellata della scatola alfa. È la stessa formula di prima usata per calcolare la tensione anziché la corrente. Quindi qui ho so tutto, perché queste tre grandezze sono quelle che ho già determinato, e quindi posso calcolare la tensione. La tensione dove sta? Ecco, 324 volt. Sì, 324 volt. Poi ricontrollatevi i conti. Allora, importante capire che cos'è questo valore di tensione stellata. È il valore della tensione stellata che interessa la scatola alfa, cioè è la tensione che si manifesta fra il morsetto della scatola alfa, questo per esempio, e il centro stella della scatola alfa, che sarebbe, se qui ci fossero tre impedenze collegate a stella, sarebbe questo punto qua. Non mi fate pasticciare di segno. Immaginiamo di avere tre impedenze collegate a stella qui dentro. La tensione con alfa sarebbe questa. Ok? La tensione stellata sulla scatola. Oh, quello che ho calcolato, lo ribadisco per la centesima volta, è il modulo della tensione stellata. Quindi una qualsiasi delle tre tensioni stellate, io ne ho disegnato una sulla fase 1, ma ce ne stanno altre due sulle altre due fasi, chiaramente. Tutte e tre quelle tensioni stellate hanno lo stesso modulo, che è pari a quella quantità E con alfa scritta lì. Le fasi poi cambieranno e saranno, diciamo, sfasati più piccoli e terzi, come ben sappiamo. Però, come vedete, in questo contesto le fasi non mi interessano, parlo solo esclusivamente di moduli. Quindi E con alfa è il modulo di una qualsiasi tensione stellata che si riferisce alla scatola alfa, in particolare quella che ho scritto alla lavagna sulla fase 1, ma potrei anche usare le altre. Bene, ci siamo? Mi state seguendo tutti quanti? Bene, procediamo con la stessa tecnica, cioè adesso consideriamo una scatola beta che includa anche quest'altro carico qui. Quindi adesso farò, magari cancello un po' qui per farmi un po' di posto, consiglio una scatola beta, questa, beta, per la quale faccio lo stesso ragionamento. Chiaro? Mi state seguendo tutti quanti? Benissimo. Allora, quindi cancello i valori che vi siete appuntati, stesso ragionamento, la scatola beta avrà una potenza attiva grazie alla conservazione delle potenze pari alla potenza della scatola attiva della potenza, la potenza attiva della scatola alfa P con alfa più la potenza attiva assorbita da quel carico R collegato lì. Analogo discorso sulla potenza reattiva. Questa volta, poiché il carico che stiamo inglobando è un carico puramente resistivo, sono tre resistenze collegate in quel modo, la potenza reattiva Q con R sarà pari a zero, perché ricorderete che i resistori assorbono potenza reattiva nulla. E quindi questo è zero. Allora, come calcoliamo la potenza P con R? Allora, cosa sappiamo di R? Noi sappiamo la resistenza, che era 100 ohm, lo dovevo cancellare per fare posto di sì, ma la resistenza la conosciamo. Per calcolare la potenza assorbita da quelle tre resistenze collegate in quel modo, dobbiamo sapere o la tensione o la corrente. No, nota che sia la resistenza, poi potremo calcolare la potenza. Allora, secondo voi conosciamo la tensione o la corrente su R già, oppure no? Sì, no. Il vostro collega si è buttato e si è scansato. Esatto. Però, diciamo, è giusto provarci assolutamente. Anzi, vi esorto. Vabbè, quindi se non è zuppa è pan bagnato, chiaramente. Quindi la tensione la conosciamo. Ma perché? E quanto vale? Allora, riflettiamo
sul fatto che questo carico, questo sistema trifase, è equilibrato. Abbiamo studiato ieri che quando il carico è equilibrato, lo spostamento del centro stella è pari a zero. Vi ricordate? Anzi, sfruttammo questa cosa proprio per dire, facciamo il centro stella fittizio per collegarci il batter, insomma, la potenza. Quindi stiamo dicendo che questo punto e questo punto, lo chiamo primo, sono allo stesso potenziale. Quindi la tensione che c'è tra questo punto e questo punto è anche la tensione che c'è tra questo punto e questo punto. Cioè la tensione stellata che si manifesta sulla scatola alfa si manifesta anche su questi resistori qua, grazie al fatto che è tutto equilibrato. Per esprimere questo fatto, infatti, noi spesso diremo che un carico collegato come sono le tre resistenze ora è collegato in parallelo alla scatola alfa, proprio per sottolineare il fatto che la tensione che si manifesta, stellata in questo caso, che si manifesta è la stessa. Quindi la potenza attiva assorbita da quel carico di tre resistori collegati in quel modo è pari a tre volte, perché ne sono tre, lo stesso ragionamento di prima, è tutto equilibrato, quindi posso moltiplicare per tre la potenza di ciascuna delle resistenze, quindi tre volte, quadrato della tensione in modulo, e con alfa al quadrato, diviso, devo fare, ricordate, il coniugato dell'impedenza, l'impedenza è puramente resistiva, quindi ci metto R semplicemente. Questo. Chiaro? Benissimo. Posso fare questo calcolo, sono in grado di sapere tutto, e viene 3.2 kW. Delle domande da fare? No, non mi ricordavo si calcolava la potenza. Ok, chiaro? Sì. In generale io dovrò fare tre volte per il fattore 3, modulo della tensione al quadrato diviso coniugato dell'impedenza, poiché l'impedenza è puramente resistiva, puramente reale, cioè R e basta. Ok, va bene. Allora dicevamo, quindi ho fatto questo calcolo e quindi io so la potenza attiva e la potenza reattiva, le so da queste due, in particolare la potenza reattiva è la stessa di prima che avevamo detto, quant'era? 45,7 kV ampere attivi, e questo invece è pi con alfa più pi con R, ovvero kW. Giusto? Ci troviamo? Ho fatto le somme, se non ho sbagliato. Bene, adesso che cos'altro conosciamo? Beh, sulla scatola beta, stiamo lavorando su beta, sappiamo sicuramente la tensione, perché vedete, la tensione fra, pensiamo alla tensione stellata per esempio, la tensione stellata fra questo punto, cioè il borsetto della scatola beta, e il centro stella, o questo abbiamo detto la stessa cosa, no? Quindi posso prendere uno qualsiasi, in questo per esempio, chiaramente è uguale a questa tensione, di mezzo c'è solo un cortocircuito. Quindi la tensione stellata del carico beta è esattamente pari a quella del carico alfa. Quindi mentre qui abbiamo mantenuto la corrente per inglobare questo, perché il carico era in serie, e qui manteniamo la tensione perché il carico è parallelo. E quindi possiamo calcolare nuovamente, quindi tensione la conosciamo, possiamo calcolare la corrente in beta, che è pari a radice di pi beta al quadrato più q beta al quadrato fratto 3 per e beta. Sempre la solita formula, usata in maniera opportuna, magari. È il valore che viene fuori
è, se non ho fatto male i calcoli, 48.9 ampere. E quindi abbiamo calcolato anche la corrente della scatola a vetro. Questa corrente è il modulo della corrente di fase della scatola a vetro. Cioè, se io prendo una di queste tre correnti, questa per esempio, essa avrà modulo in vetro, quello che ho appena calcolato. Questa corrente avrà lo stesso modulo, ma sarà sfasata di moltiplicatezza e così via. Quindi, a questo punto, io posso già immediatamente rispondere a alcune delle domande che mi fa l'esercizio. Ovvero, posso immediatamente dire quanto vale la misura dell'amperometro, per esempio. Perché? Perché l'amperometro, in regime sinusoidale, misura il valore efficace della corrente della traversa, ovvero sia il modulo del fasore della corrente, se interpretiamo in termini fasoriali. Beh, ma io questo modulo l'ho appena calcolato, è esattamente il vetro. Perché questo amperometro attraversato dalla corrente che ho indicato qui adesso, che ha lo stesso modulo di questa, è solo sfasata di 2π/3, quindi è esattamente pari al beta. Quindi questa è anche l'indicazione dell'amperometro. Ok? Cosa dire dell'indicazione del voltmetro? Mi dà, sapete dare qualche suggerimento? È una tensione concatenata. È la tensione concatenata ai morsetti e la scatola beta. Io per la scatola beta ho calcolato la tensione, ma ho calcolato quella stellata, quella chiamata E beta, no? Per sapere quindi la tensione concatenata che interessa la scatola beta, dovrò moltiplicare per il fattore radical 3. Questo perché, nuovamente, il voltmetro in regime sinusoidale misura il modulo del fasore, cioè il valore efficace della tensione sinusoidale. E quindi non mi interessano le fasi. Per cui posso semplicemente dire che l'indicazione V1 del voltmetro messo lì è pari a radical 3 volte il valore di E beta. È chiaro il motivo? E il risultato, se ce l'ho da qualche parte, sì, 561 volte. Beh, allora, per quanto riguarda il wattmetro, che cosa posso dire? Allora, il wattmetro ha come indicazione, l'abbiamo visto ieri, vi ricordate? Allora, il valore efficace della corrente dell'amperometrica, che è proprio i beta. Per il valore efficace della tensione ai capi della voltmetrica, che è la tensione concatenata, la scatola beta, quindi il V'. Per il coseno, vi ricordate, questo l'abbiamo visto proprio sul finale della lezione di ieri, il coseno dell'angolo di carico della scatola beta, quindi lo chiamo φ beta, più pi greca sesti. Ricordate, quello abbiamo visto ieri quando abbiamo fatto l'insezione Aron. Abbiamo visto alla fine, vi ho accennato, ho detto poi pensateci anche voi, un wattmetro piazzato in quel modo vede un angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente di sua afferenza pari proprio a φ più pi greca sesti. L'angolo φ è quello della scatola beta, per cui φ beta è l'arco tangente di q beta su pi beta. L'angolo φ beta di cui sto parlando è l'angolo di sfasamento fra la tensione stellata della scatola beta e la corrente della scatola beta, questo che sappiamo dalle formule di potenza essere tale per cui
P su Q su P è la tangente dell'angolo, quindi Q beta su P beta uguale tangente di Fi beta, ovvero Fi beta quella roba là, invertendo semplicemente. Quindi lo conosco, quindi questo lo conosco, lo metto qui dentro e ottengo il valore che viene meno 6.6 kW. Vedete? L'ho fatto anche per, diciamo, sottolineare questa cosa. Viene fuori un risultato negativo, proprio perché, come già ieri vi dicevo, non ha un senso fisico quella lettura del wattmeter. Se ce ne fosse un altro messo in nell'altro modo come ho visto ieri, la somma avrebbe un senso fisico, ma messa così no. E infatti viene un valore che è addirittura negativo in questo caso. Bene. Quindi abbiamo trovato anche l'indicazione del wattmeter. Ultima cosa da fare è trovare la e rifasare il carico. Era l'ultimo punto che ci è rimasto. Bene, come facciamo? Beh, usiamo quello che abbiamo visto ieri, ovvero rifasare significa collegare in parallelo al carico da rifasare, al carico beta in pratica. Permettete che io cancelli tutte queste indicazioni qui, perché sì, è così ci semplifichiamo un po' la linea. Tanto questi sono strumenti ideali, li abbiamo già liquidati, tanti saluti. Allora, io devo rifasare la scatola beta, beta è il sistema complessivo, visto in orsetti 1, 2, 3. Quindi rifasare il carico beta a cos'è phi pari a 0.9 significa aggiungere dei condensatori in parallelo, tale da garantire le cose che abbiamo visto ieri. In particolare, che cosa significa in questo contesto? Metterci qua dei condensatori collegati in un certo maniera, e fra poco vi dirò qualcosa. Ok? Vedete, così come questi, abbiamo detto, sono collegati in parallelo al carico alfa, così questi condensatori sono collegati in parallelo al carico beta. Ok? Quindi adesso applico le formule che conosciamo, che abbiamo visto ieri, a questa situazione. In particolare, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se io chiamo Q con C e P con C la potenza reattiva e attiva del carico dei condensatori, sappiamo che la potenza attiva è 0, quindi dobbiamo calcolare solamente Q con C. Ebbene, quando io aggiungo questo carico Q con C, io è come se avessi un carico complessivo, sempre con lo stesso ragionamento, lo chiamo R per dire carico rifasato, tale per cui P con R è uguale a P beta, perché appunto i condensatori non assorbono potenza attiva, quindi quando faccio la conservazione delle potenze sommo 0, mentre Q con R è uguale Q con beta più QC, la potenza reattiva dei condensatori. E poi ricordo che Q con R su P con R è uguale alla tangente dell'angolo di rifasamento di 26 gradi che conosciamo. E quindi Q con beta più Q con C, questo è lo stesso passaggio che abbiamo fatto pure io, diviso P, questo è B e P beta a questo punto, uguale tangente di F con R, ovvero QC uguale P beta tangente di Fi con R meno Q beta. Sono le stesse identiche formule di ieri, se ci pensate. Da cui ricaviamo QC dunque meno 39.1 kV ampere attivi.
39.1. Ok, questo è esattamente identico a quello che abbiamo visto ieri in generale, in questo caso particolare, d'accordo? Quindi abbiamo trovato la potenza reattiva che questi condensatori devono assorbire. Ricordiamoci che la potenza reattiva deve venire negativa, è giusto che sia negativa, perché i condensatori assorbono potenza reattiva negativa, quindi è corretto questa cosa. A questo punto dobbiamo trovare il valore della capacità. Il valore della capacità dipende da come sono collegati i condensatori al resto della rete. Nel caso monofase che abbiamo visto ieri, era diciamo univoca la possibilità, si mette in parallelo, punto. Qui abbiamo in realtà due possibilità. Possiamo collegare i condensatori a stella o a triangolo. Cioè, posso avere per esempio questa situazione di condensatori collegati a stella, chiamo C con Y la capacità. Allora, se io faccio questo, la potenza reattiva dei condensatori si scrive meno, che è negativa, 3, perché ne sono 3 di condensatori, siamo tutti, siamo nel caso equilibrato, quindi c'è questo fattore 3 che ti incontro del fatto che ce n'è uno per fase, omega C con Y, e io ci devo mettere adesso il quadrato della tensione a cui sono sottoposti i condensatori. Se io li collego a stella, la tensione a cui sono sottoposti i condensatori è la tensione stellata. Poiché è tutto equilibrato, la tensione stellata è esattamente è beta, quella che ho chiamato è beta, della scatola beta. È tutto equilibrato, quindi centro e stella stanno tutti allo stesso potenziale. E quindi, qua ci metto, è beta al quadrato. Questo calcolo non l'ho fatto a te. Vabbè, questo lo fate voi. Quindi, da questa relazione, il Q lo conosco, 3 lo conosco, omega è 314 radianti al secondo, e beta l'ho calcolato prima, e posso ricavare C con Y, non l'ho scritto, vabbè, ve lo fate voi questo calcolo. Chiaro? Se io invece collegassi, scusate, lo faccio qui sulla lavagna, se io collegassi invece i condensatori a triangolo, così, questo è il collegamento a triangolo, chiamo C delta questi condensatori adesso a triangolo, io avrei che Q con C è pari a meno 3 omega C delta, al posto della tensione, adesso ci devo mettere la tensione concatenata, cioè radical 3 volte questa, ossia 3 volte E con B al quadrato. Dovrei scrivere radical 3 e con B tutto al quadrato, ovvero 3 volte con B. E quindi scopro che C delta è un terzo di CY. C'è un fattore 3 di mezzo, vedete? Cioè, se io voglio rifasare con condensatori collegati a triangolo, posso usare delle capacità 3 volte più piccole. Quindi uno potrebbe dire, beh, allora conviene sempre il triangolo. Ni. Il problema è che è vero che viene una capacità più piccola, ma è anche vero che la tensione a cui è sottoposto il condensatore è più alta. Come vedremo poi tra qualche lezione, al crescere la tensione a cui è sottoposto un condensatore, crescono i problemi di isolamento. Quindi il costo di un condensatore non dipende solo dalla capacità del condensatore, ma dipende anche da quale è la massima tensione che esso può sopportare. Quindi non è detto che convenga l'una o l'altra soluzione, dipende caso per caso e va valutato. Per cui vale, quando farete gli esercizi voi fate una scelta, diciamo, non c'è, a nostro livello non c'è motivo di preferire l'una o l'altra soluzione, per cui fate voi la vostra scelta, insomma, e andiamo avanti così. Però quando poi vi troverete nella vostra pratica ingegneristica a fare queste scelte, dovete andare sul catalogo a dire se ho bisogno di questo condensatore o quest'altro, quale mi costa di meno? Va bene. Allora, io adesso farei
molto rapidamente, questi ultimi 20 minuti, questo stesso esercizio fatto con l'altra tecnica. Quindi questo adesso vi è chiaro come si fa. Quindi per usare la conservazione delle potenze, in pratica è molto semplice, si parte da dove sappiamo il massimo delle cose. Dopodiché si cerca sempre di trovare le quattro grandezze viste prima, cioè tensione, corrente, potenza attiva, potenza reattiva, usando le formule di potenza per calcolare quale è le grandezze incognite in funzione delle altre tre, sostanzialmente. Dopodiché si inglobano i vari carichi in scatole sempre più grandi usando la conservazione delle potenze, fino a che non si arriva alla fine, diciamo così, dove viene richiesto il calcolo delle varie grandezze. Quindi è una procedura, credo io, abbastanza chiara e semplice. Bisogna solo prestare attenzione a cosa mantenere fra tensione e corrente e così via. Poi il resto, diciamo, abbastanza, si va abbastanza di plano, direi. E come vedete siamo riusciti a risolvere questo sistema trifasico, che è un particolare circuito a regime sinusoidale, senza mai mettere in mezzo i numeri complessi. Cioè abbiamo sempre ragionato in termini di moduli dei fasori. Quindi i fasori ci sono, ma noi siamo riusciti a fare tutto usando solo i loro moduli e le potenze, no? Chiaramente. Gli angoli in un certo senso non sono delle potenze, se ci pensate. La seconda modalità di procedere è, diciamo così, più generale, perché ci permetterà, come poi vedremo nelle prossime lezioni, di trattare anche i casi di trifase non equilibrati, e prevede invece l'introduzione dei fasori. Quindi è una tecnica che vedremo, è molto più rapida, però richiede l'utilizzo di numeri complessi. Quindi diciamo il trade-off che dovete fare è fra una tecnica un po' più lenta che usa solo i moduli dei fasori, questa qui è la conservazione delle potenze, oppure una tecnica un po' più rapida che però usa i numeri complessi. Quindi diciamo, avete questa scelta. Se il sistema è squilibrato non avete scelta invece, usate i fasori in tutte cose, a un certo punto poi lo vedremo. Allora, adesso rapidamente, allora, questa è la soluzione della situazione originale. Allora, questa è la misurata, no? Mi ricordo. Allora, in che cosa consiste questo metodo? Consiste sostanzialmente nell'introduzione dei fasori e nell'applicazione delle leggi di Kirchhoff, quindi è una cosa molto basic. Quello a cui dobbiamo prestare attenzione particolarmente è il fatto che per risolvere con questa metodologia dobbiamo stabilire una volta per tutti un riferimento per le fasi. Perché? Poiché abbiamo a che fare con i fasori questa volta, cioè i numeri complessi, anche le fasi assolute hanno la loro, diciamo, il loro rilievo, vanno tenute nel giusto conto. Poi alla fine sulle potenze conta solo lo sfasamento, però se io voglio trovare i fasori devo trovare modulo e fase. La cosa importantissima è che noi possiamo stabilire una fase di riferimento solo una volta nell'esercizio. Cioè in generale, in un sistema di questo tipo c'è un solo fasore che possiamo assumere a fase 0, gli altri avranno una fase che appunto diciamo, è collegata a questa, ai vari sfasamenti che poi sono presenti alla linea. Quindi l'errore che non dovete fare è scegliere più fasori a fase 0, perché questo è sbagliato. Quindi io che cosa faccio? Dico benissimo, mi levo subito dagli impicci e dico che scelgo immediatamente il mio fasore a fase 0 come la tensione stellata sulla fase 1 del carico non accessibile, cioè questa tensione qua. Questo è il mio fasore a fase 0, il mio riferimento delle fasi. Potrei scegliere un'altra cosa, per carità, la scelta è arbitraria, però la faccio e poi basta. Devo essere congruente con questa scelta. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che E con 1 sarà un fasore a fase 0, cioè un numero puramente reale. Quindi avrà una fase 0 elevata a G0 e avrà un modulo che è pari al modulo della tensione stellata sul carico non accessibile. Poiché la tensione concatenata era, come era, 400 volt, il fasore E con 1 avrà un valore efficace, un modulo, pari a 230 volt. Devo fare 400 diviso la radica 3, fa circa 230. Il
fasore con 2, cioè questo, sarà pari a e con 1 per e elevato a meno g 2π, ragazzi, e il fasore con 3 sarà pari a e con 1 per elevato a più g 2π, ragazzi, tutto equilibrato, quindi c'è poco da dire. Quindi e 3 sarà questo. Bene, mi state seguendo? A questo punto i fasori di tensione ce li ho, fasori di corrente. Chiamo questo i comuni, no? Allora, il fasore di comuni avrà un modulo che è quello che ho determinato già precedentemente, quindi se volete, rifacendo quel calcolo che abbiamo fatto all'inizio con le potenze, possiamo trovare il modulo della corrente. E quindi quello, mi ricordo, l'avevo chiamato I, quindi 48.1, non 48.1 ampere, esatto. E la fase è questa, è elevata a meno gf, perché la corrente è sfasata, la corrente con 1 è sfasata rispetto alla tensione E con 1 stellata sulla stessa fase nell'angolo di carico, dove φ è l'arco tangente di Q su P di questo carico non equilibrato, di questo carico non accessibile, scusate, equilibrato non accessibile. Ok, e quindi viene, vabbè, scusate, 48.1 elevato a J meno 1.266, questi sono radianti, non sono grandi. Vabbè. A questo punto, io che cosa faccio? Voglio anche qui risalire a monte. Per risalire a monte uso le leggi di Kirchhoff, per cui dico che questa tensione qua, no? La chiamo E con 1 primo, questa tensione qua, no? È pari a E con 1 primo, a E con 1 più Jx con L per I con 1. Vedete, ho applicato la legge di Kirchhoff alle tensioni a questo percorso chiuso. Ma non tutte, no? Vi trovate? Questa tensione uguale alla tensione su Gx con L più la tensione con 1, e quindi quella cosa lì. Il risultato è 324 elevato a J 0.089. Allora, questi erano aperti, questi sono vuoti. Questi sono sempre vuoti. E quindi l'ho trovato. Dopodiché le altre saranno sfasate ai 120 gradi, no? Dopodiché posso trovare questa corrente, la chiamo I1', okay. I1', come? Beh, I1' è semplicemente pari a la tensione con 1 primo diviso R. Perché? Perché abbiamo già commentato prima che la tensione che c'è tra questi punti è uguale alla tensione che c'è tra questi punti. Quindi poiché io ho calcolato E con 1 primo il modulo e fase, so anche modulo e fase di questa tensione che c'è su questo R. E quindi la corrente che c'è è esattamente quella che sta scritta. Dopodiché, questa corrente qui, la chiamo I con 1 secondo, è pari a I con 1 più I con 1 primo. Ho applicato la legge di Kirchhoff a questo nodo qua. I con 1 secondo uguale I con 1 più I con 1 primo.
non lo calcolo. Ah, no, calcolo, perfetto. Sì, il risultato è 48.9. Dove sta? G1.201. Vabbè, sempre radianti. E a questo punto, diciamo, ho tutto quello che mi serve, poi ho trovato tensione e corrente del carico complessivo a questo punto. E quindi posso calcolare poi vari contributi, le varie indicazioni, così come ho fatto precedentemente. Quindi questa volta, vedete, ho trovato tensione e correnti della scatola grande, diciamo, del carico complessivo, in termini di modulo e fase, come fa solo. Cioè, econ 1' come modulo e fase, che sarebbe la tensione anche per questo punto e questo, e cioè econ 1 secondo il modulo e fase, che sarebbe questa cosa. Quindi poi da qui so esattamente, usando gli stessi identici passaggi di prima, so esattamente come trovare le quantità richieste all'esercizio. Quindi, come vedete, in questo caso me la sono cavata con molti meno calcoli. Ho fatto praticamente due applicazioni delle leggi di Kirchhoff, una alle tensioni, una alle correnti, e sono arrivato. Quindi, come vedete, è molto più rapido. Lo scotto da pagare è che dobbiamo usare i numeri complessi e stare attenti quindi anche alle fasi. Chi di voi ha dimestichezza con i numeri complessi, tranquillamente così farà molto meno. Chiaro per tutti? Va bene. Allora direi che ci fermiamo qui. Allora noi ci vediamo.